Me le dai? Tieni. Ragazzi, buonasera. Che bella luna. Ammazza sto. Come cacchio correva ora? Oh. L'hai visto? Che cosa? Cioè, quel pullman correva in una maniera incredibile. No, guarda che bel tramonto. C'è un tramonto meraviglioso. Sono le 8:40 e il sole ancora deve tramontare. Cioè, sta molto alto ancora. Faglielo vedere. Amore, come lo vedi? Cioè, non lo vedono. Vedono solo la luce. Amore, vedono la luce. Il sole sta dietro le case. Scusate. Siamo appena andati a mangiare al McDonald's. Sono rimasta malissimo perché volevo mangiare il cono. Non lo prendo mai il gelato, massimo che prendo il sundae al caramello. Però c'avevo proprio voglia di cono, non mandava altro. E praticamente non c'era. Non c'era il cono. Ma detto che non li fanno proprio. No, che non li fanno proprio. Non c'era il cono sotto. Dio mio, perché gli è preso sto vizio maledetto? Non hanno il cono sotto, perché il sopra è sempre quello, sai? Mi hanno dato solo il sopra. Sì, però proprio il guarda pezzo questo. Sotto ha detto che, no, che loro non li fanno. Non che resta finito. Amore, non li fanno adesso per il fatto del Covid. Mo non fanno più il cono lì. Ma che ne so. Comunque, sto cono mi è rimasto qua in poche parole, quindi mi sono mangiata solo sta vaniglia sopra, che non è che mi ha dato tanta soddisfazione, mi ha sciacquato un po' e budella. Comunque, vabbè. Siamo quasi arrivati. È super buio e anche piovuto durante il tragitto. Ci sono certi nuvoloni neri tremendi. Che pizza. Però dicono domani che sarà una buona giornata, una bella giornata. Quindi sono contenta di questo. Io penso che il tempo di arrivare. Oddio, scusate. Il tempo di arrivare e me sbrago. Comunque ho notato, io magari non sbadiglio, no? Sto tranquilla. Appena prendo il telefono per mandare un vocale, prendo WhatsApp, mi rilasso e comincio a sbadigliare come una cosa. Non lo so perché, mi fa proprio effetto psicologo il telefonino. E la telecamera uguale, mi sa, perché appena l'ho acceso ho iniziato a sbadigliare. Cioè, se sbadigli ti viene sonno. Sì, cioè, che effetto psicologo. No, dice che ti rilassa probabilmente. Il psicologo rilassa. Beh, lo psicologo ti fa. Fa un rottino, ti fa parlare delle tue cose e quindi ti. Capito? Ti libera, forse. Ti fa comprendere, non è che ti rilassa. Ho capito, vabbè, non lo so. Perché a volte la comprensione è ancora peggio di non sapere. Sì, non però sapere. Il fatto di parlare, che cacchio ne so? Boh? Non lo so, vabbè, io comunque. Mi rilasso, che te devo dire? Mi fa effetto. Che ne so? Ma che palle! Oh. L'effetto Gange te fa. Cioè, che cos'è l'effetto Gange? Gange. Che cos'è l'effetto Gange? Niente, chiedi sta telecamera perché dopo di questa nel giro guarda, te lascio qui sabato, la lettunense, guarda. Ti lascio attaccata a un palo con scritto per favore adottatemi. No, ma secondo me l'avevo superato, sai? Mi sa di sì, Lille. Non se ne siamo accorti. Non me ne sono accorto, l'ho superato. No? Mamma mia, sembra il rituale delle 11 miglia. Se siamo persi, non so più dove andare. Che stupido. Noi non riusciremo manco più a tornare a casa. Stefano, sembra il rituale delle 11 miglia, quelle di Zagato? Cioè? Come cioè? Quello che vedono tutte quelle cose. Ah, che si mettono a strillare come pazzi. Ah! Sì. Oh, raga, avete visto, raga?
No, no. No, no, la sito è pesante, raga. La sito, raga, è pesante. Sì, è pesante. Aspetta. Oddio, ci ho passato un bicicletta. C'era un truppato. Che ma fratelli, non è così stasera. Non è così. Ma sei gradino, a momenti mi fai decapitare questa cintura di sicurezza. Cioè, mi hai fatto storcere il collo. L'animale. Io voglio andare a casa. Ma a casa? A casa? Ma è chiusa a casa? Sì, a casa. Cosa? L'avete visto quello? Allora, mi hai fatto prendere. L'avete visto? Era un coso, erano zombie. Si rischia il caschio. Ma hai fatto prendere una strattonata al collo. Ma no, dovrebbe stare qui sui pini grossi. Assicuro, io pensavo che avevamo superato perché quel campo di pannocchie non me lo ricordo. Cioè, raga, ma ha fatto strangolare. Forse no. Diventa sempre più buio. Oh, attento. Oh, boh, boh. Ma sei sicura che devo andare a studiare? Ma Stefano, ma stai scherzando? No. Sta piangendo per finta. No, no. Sì, sì. No, raga, se, raga, se siamo persi, raga, raga, se siamo persi, non so più dove andare. Ma insomma, pure se siamo, scusa, raga, se, ci allora, siamo ci siamo persi in Sardegna. Ci siamo persi senza navigatore, ti ricordi? Col telefono scarico. Ma guarda che sta lì, la vedo io la luce, lo vedo io il silos, eccolo lì. Non so più dove andare, raga, guarda. Ma guardate, guardate lì, raga, non c'è più nessuno. Ma accendi la luce, poi. No, fa caldo, spingi. Ma non si vede niente. È meglio. Le mie gerbere non mi vedono, oddio regà, boh. Solo le abruzzesi lo possono capire, siamo in mezzo ai pitossi sciuscelle. Eccoci, ecco, raga, c'è una luce accesa, raga, c'è guarda, luce. C'è la luce accesa, c'è la luce accesa, ecco, c'è la, fratelli, se Maria di fratelli mi fa accertare questa cosa, poi può accertare. Simone mi fa strangolare un'altra volta, sta perché c'è la fratelli, è danna così stasera, fratelli. Fermo, che chiamo, ecco, mi sa che ci ha visto, ci ha visto. Che cazzo va a cascare? Andiamo, andiamo dopo, in esplorazione. Io dopo 20. Io fatti dopo luce 10, sul viso, però, se no non ti si vede. Io dopo. Parla piano. Io dopo 5. Dopo 5 secondi sono tornato come quelli dei roller che dicono round. No, perché non voglio aspetta fare la fin da gallina del sia. Cioè lui è tornato, fammi luce, pure fammi luce, lui è, fammi luce a me. A me, lui è tornato come quei video che dicono run. Avete presente i prank, gli scherzi, quelli che fanno tipo le cose dell'horror e fanno run, che cominciano a correre? Vabbè, penso di sì. Comunque, non ci vedo un cacchio? Ok, ma tu stai andando dove? Al pollaio. Amore, non ci sono più le galline. Ha no, detto zia che l'ha mangiate di nuovo e tutto. Ha detto che l'ha mangiate di nuovo tutte la volpe. No, voglio che la volpe sta qua. Ma la volpe arrivare a de notte, tardi. Ma tu sei arrivato qua da solo prima? No. Ma scusa, ma qui è aperto? Guarda un po', sta? Eh sì, è aperto. Aperto. Attento allo scalino. Zitto, attento al vetro. Attento al vetro. Piano, piano, piano. Run. Piano, piano. Giustamente alle 10:30 di sera che fai? Non te lo fai il pane? Vero, sta? Vero amore? Beh, io diciamo che ho cominciato 2 ore fa, sai, ho fatto con di madre, quindi c'hai me l'hai detto. Non avevo avuto a parlare di cibo. E non mangiare. Ma sto tagliare figo? Fatto tu? No, questo è il tagliare che c'avevo da sempre. Ammazza, bello. Come? Un tagliere di petrolio a fuoco? No, è un tagliere, amore. Madonna, è gigante. Guarda come appiccia. Appiccia, 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 appiccia. Quanto è morbido. Però adesso questo devo fare un sacco di pieghe. Devo aspettare un quarto d'ora ogni volta, capito? Tipo a pasta sfoglia? No, a pasta sfoglia è un'altra cosa ancora. Beh, però vanno fatte le pieghe. Sì, però, è diverso però, perché ci devi mettere il burro, le pieghe devi, devi mettere prima il burro, cioè tutto un altro tipo di lavorazione. Aspetta, mi sento. Non tocca. Sai, mi sono sempre questi secchi. Che tipo? Ma io non lo so. Ma come mi è uscito? Ma come ti è uscito? Non so. Non lo so. Che è la prima notte che vengo qua. Non vi siete chiesti. Ah, quindi questo devi riposare. Adesso devo aspettare un quarto d'ora.
E poi devo fare altre pieghe, un altro quarto d'ora, almeno 4-5 volte. Gli devo immettere aria, capito? Tanta aria. E così fa tante bolle, vedi che già incomincio a fare È vero. bolle? Vedi? Questo è per il pane. Sì, ci faccio pure la Tutto focaccia. Faccio pure qua. la focaccia con questa. Faccio lo stesso impasto. Capirai, ora vai a dormire. No, vabbè, ma adesso questo. Che ore sono? Le 11. Le 11, mezzanotte, dai. Poi lo chiudo e lo metto in frigorifero. E poi deve stare fino a domani pomeriggio perché questo dovrebbe lievitare Meno male che 24 siamo due notti, almeno mangiamo pure noi. Sì. E ora Leva le sarebbe due maiali. giorni e una notte. Possiamo fare due giorni e una notte? Sì. Zio, guarda che l'ho messa lì apposta, amore. Io pensavo No, che era il lavoro del principiante. No, carina. No, non c'è pure la doccia. Allora ti sto chiedendo perché ci ha detto che niente, non è bollente. Amore, perché non ti ha fatto lì? Ti manca un sì? Eh? Perché non ti ha fatto lì? Manca lui? Vuole dormire? No, secondo me mia madre è pazza perché mi dice tieni questo set di legno è tuo e poi ti prende un spazio di legno e dice no sai questo l'avevo detto che non me lo devi prendere perché questa è mia se me l'ha regalata certo pure. È caldo amore ci vuole un po' per la vita amore è calda. Anzi, sta arrivando il bollente. Io lo sai perché mi sono messa a carezzare tanto cannella? Perché mi faceva fare... Speravo che faceva le fusa. Ma magari le facevo tu come sentivi, amore. Non schizzare, bambina di zia. Non schizzare. Io faccio tutto il contrario di quello che fa mamma. Gli ho fregato i figli di diventare papà. No, perché gli ho fregato. Ma che c***o? Ha spruzzato proprio in bocca qualcosa. Che cosa? Che cosa? Mi sono spruzzino, quello dove sta attaccata la telecamera, quello spruzza in automatico. Dopo se ci deve ringraziare, deve stacco. Per come mai che a me non mi contatta? Amore, tipo lo spruzza ogni mezz'ora, quarto d'ora. Sei contento? Sì, molto contento. Gli occhialetti però me li tolgo. Certo, amore, o uno o l'altro.
godo il mio primo sole con una forma fisica tremenda, perché comunque con sta quarantena abbiamo mangiato. E tra l'altro ho notato, scusate, c'è un occhio chiuso e un occhio aperto, ma in realtà non vi vedo, sto andando un po' alla cieca, cioè non vedo niente. Ho notato che non riesco più a depilarmi, ragazzi, ho praticamente ciuffi di peli che mi sfuggono. Non so voi, ma ditemi che vi capita anche a voi. E soprattutto me li lascio sulle caviglie, anche se ci passo 50.000 volte, perché so che quello è il punto bastardo. Me li lascio di lato al ginocchio, me li lascio sulla rotula. Come cacchio faccio? Vabbè, no comment. Finalmente è una bella giornata, c'è il sole, si sta benissimo. Tra l'altro 2 minuti fa alla prima Stefano è caduto con la bici, ha fatto un volo pazzesco di schiena, vabbè, si è fatto male. E poi gli ha fatto una cacchiata qui, si è tuffato dalla piscina col boccaglio, ovviamente, quando gli avevamo già detto che non poteva tuffarsi, e è uscito in una pozza di sangue perché ha battuto qua. E, ma lui si è messo a piangere, sì, per il dolore, ma perché aveva paura per i denti nuovi. Ho battuto i denti nuovi, gli ho detto: amore, i denti nuovi stanno ancora là, non ti preoccupare, perché col boccaglio si è tuffato e ha battuto qua. Vabbè, ha fatto una sciocchezza, non ho mai visto così tanto sangue, perché poi dall'acqua, uscito dall'acqua, era amplificato il tutto. Comunque adesso è uscito e si è messo a fare un giretto in bici, e lì lo sta aiutando mia zia a sistemare. Ah, tra l'altro non ve l'abbiamo detto, siamo a Nettuno un paio di giorni, perché così lì lo aiuta mia zia a fare alcuni lavoretti che lei da sola non riesce a fare, e però ci godiamo pure la sua compagnia, perché comunque ci fa piacere, ecco, con le belle giornate poi si sta bene. E quindi oggi mi godo un po' di relax, perché adesso la devo prima riempire tutta d'acqua. Adesso vi faccio vedere una cosa che si è inventato mio zio per pulire la piscina. Ha creato una specie di aspirapolvere con il tappo che chiude il filtro, ci ha fatto un buco, non so se lì si vedete, ci ha attaccato questo tubo. Poi tramite questo tubo mia zia ci attacca un altro tubo e praticamente aspira il fondo con l'aspirapolvere. E va dentro il filtro. E poi va dentro il filtro, che è quello laggiù. Quello là. E poi la risputa pulita, no? Vedete che genialata? Sapeva fa tutto comunque, sto cazzo. Ma sta aspirando? Ma sta aspirando? Guarda. Aspira? Guarda. Devi essere molto preciso. No, anche lenta, perché sennò lo alzi. Vedi? Cantonate, eh. Non bagnata. Ma che tesoro. Vattene. Non ti bagnare dopo tanto. E tante zuppo, sì. Guardalo. Lui è così. Mettete sul materassino. Una cosa, guarda. Ma infatti io non te faccio entrare dentro casa. A lui per fargli fare le cose, non gli devi mai dire non fare, non così. Mamma mia, che tipo. Questo. Piano Stefano, lui era pazzo. Anzi, a fare per frate confusioni. Oddio! Ecco, allora hai vinto tu, basta! Hai vinto tu!